Siamo nella casa dello Spugnizzo, o almeno quello che oggi è la casa dello Spugnizzo. Il racconto che vorrei farvi è come nasce tutto questo. Siamo qui in piazza San Gennaro a Mater Dei, che per noi e per tutti gli abitanti del Rione è semplicemente San Gennariello. Qui negli anni 50 c'era una chiesa sconsacrata e uno spazio, la piazza era piena di venditori ambulanti e due giovani preti, padre Spada e padre Borrelli, individuarono questo posto abbandonato come luogo dove era possibile trovare rifugio e offrire una casa ai bambini abbandonati della città, che in una parola semplice erano denominati Spugnizzi. Riescono ad averne le autorizzazioni e costruiscono delle baracche dove poterli far dormire e dove poterli far mangiare, e così nasce la casa dello Spugnizzo, dove Borrelli e Spada riescono a portare tanti bambini abbandonati che non avevano casa, non avevano famiglia, o avevano famiglia e da queste erano abbandonati, insomma, quelli che l'eleografia ha dipinto come bambini sempre allegri, pronti a creare, mentre invece erano degli esclusi. Com'è che oggi ci troviamo in un edificio nuovo? E che l'opera di Mario Borrelli e di Spada fu con difficoltà, ma nel tempo fu apprezzata, tanto che la lotteria di Agnano decise di devolvere a Mario Borrelli la somma di un premio non riscosso. Questo premio non riscosso divenne la base per la costruzione di una casa più decorosa per gli Spugnizzi. E allora la chiesa fu abbattuta, la chiesa sconsacrata, le baracche furono smontate e fu costruito questo edificio. L'idea era quella di offrire uno spazio più degno, più caldo, più accogliente agli Spugnizzi. Spugnizzi che col tempo sono andati via, non esistono più come categoria, ma questo luogo edificato dalla casa dello Spugnizzo è rimasto negli anni, ancora oggi, uno spazio dove ci si occupa degli ultimi.